Un saluto da Giacomo Nora. La Virtus perde gara 1 delle finali scudetto 86-75 in casa dopo un tempo supplementare. Parte male quindi la serie dei bianconeri, vorrei però ricordare che la serie non è finita, ok? Questo è il punto fondamentale. Tutti, perché si è perso la prima in casa, a dire vabbè basta, Milano di nuovo campione d'Italia. Un attimo di calma, la Virtus può vincere gara 2 e può vincere una delle due partite a Milano. Questa è la mia modesta opinione. Però se oggi mi dite chi vince lo scudetto, io tendenzialmente è ovvio che sono portato a dire Milano, no? Ha vinto la prima in trasferta, fate voi i conti. Non vi dico neanche mi è apparsa molto più in palla, perché c'è stato un momento in cui ha fatto anche molta fatica, un momento in cui ha dato uno strappo, un momento in cui è stata ripresa e un supplementare nel quale ha dominato. Poi, cari amici, ci si inchina ai campioni, perché quando Shield mette quelle bombe da 9 metri, 8 metri, 8 metri e mezzo, fate voi, non mi interessa, si applaude perché questo giocatore ha fatto dei minuti nel secondo tempo monumentali e un supplementare da incorniciare, ok? E poi ci si inchina alla bravura di Napier, che ha messo la tripla del 68 pari, che ha fatto tanti canestri pesantissimi, e quindi si fanno i complimenti anche agli altri. La Virtus ha perso nel supplementare perché c'è un campione che ha preso letteralmente in mano la squadra. Poi, dall'altra parte, sono state fatte scelte tipo Bellinelli in panchina all'inizio del supplementare, che può sembrare sbagliata, ma magari tendevi ad avere un quintetto più difensivo che limitasse per ipotesi Shield, ma Shield tira da 8 metri e fa canestro e allora tutte le scelte sembrano sbagliate. Nel dubbio a me Bellinelli in campo non dispiace nei minuti decisivi di partita, e questo vale anche per Lundberg che ha sbagliato il tiro a 11 dalla fine per portare la Virtus in vantaggio e su 68 pari poteva essere una bella occasione, palla che ha girato sul ferro ed è uscita. Rimane comunque il fatto che la Virtus l'ha giocata al supplementare, non c'è altro da dire, e come detto si è arresa alle zampate del campione. I singoli, Cordinier secondo me è da 7 in pagella, 14 punti, nel finale del quarto quarto è lui che porta la Virtus in braccio in tante occasioni, e quindi la prova secondo me è assolutamente discreta. Lundberg merita secondo me un 6,5-7 perché ha giocato 23 minuti, quasi 24, rientrato da un'assenza abbastanza pesante, 10 punti segnati, 3 su 7 al tiro e francamente anche 3 liberi importanti messi dentro. Insomma, io credo che vada applaudito per quello che ha dato in relazione anche e soprattutto alla condizione fisica. Pelinelli parte molto male per tutto il primo tempo. Nel terzo quarto la Virtus si aggrappa a lui, una Virtus che crolla come di consueto nel terzo quarto, poi Banchi dice ci sono sempre i break e contro break, è innegabile però che la Virtus nel terzo prenda sempre il break, poi magari negli altri potrà fare i contro break, ma nel terzo non so che cosa dire nello spogliatoio ai giocatori della Virtus, ma il problema, diciamo cronologicamente, è assolutamente percepibile. Detto questo, Bellinelli tiene in piedi la baracca, poi nel secondo tempo viene anche a tratti panchinato, non vede la palla, nel supplementare parte a sedere, e allora sai, quello che dicevo che non è banale è che proprio quando le cose vanno così male, dopo finisce a dire ma se ci fosse stato lui. Io credo che se uno segna come ha segnato Shield, peraltro Bellinelli quando è entrato alla tripla l'ha anche messa dentro, francamente sia molto molto complicata. Dobrić gioca 48 secondi, adesso io non stravedo per Mikey, ma se Dobrić deve essere utilizzato così prendo Mikey. Mascolo non gioca, Shengelia gioca 37 minuti e 52, insomma gioca tantissimo, segna 16 punti, 6 su 15 al tiro, onestamente la sua prova per quanto mi riguarda è una prova da 6,5 in pagella, meglio nel primo tempo che nel secondo, però è irrinunciabile, è un uomo che comunque tra attacco e difesa qualcosa ti dà sempre, e metterci la firma, poche storie. Hackett 24 minuti, 3 punti, palesemente fuori condizione, mi dispiace, si vede che fa una fatica terrificante, mette ordine, alla fine facciamo 6 meno, ma il fisico in questo momento è chiaro che non lo sorregge, parte anche in panchina, infatti in quintetto parte Paiola. Polonara 14 minuti 0 punti, prova da 5, non ha assolutamente inciso. Zizic 14 minuti e 58, 8 punti, secondo me il 6 in pagella lo porta a casa, a volte un po' svagato ma comunque qualcosina ha dato.
male Dunston, 0 punti in 16 minuti, francamente prova da 5, forse 5 meno, poi prende anche un tiro da 3 punti, boh, sono rimasto sorpreso. E Abbas, 3 punti in 17 minuti, facciamo comodamente un 5 perché ha messo subito una bomba, poi dopo è letteralmente scomparso. E per quanto riguarda Paiola, 7 punti in 20 minuti, buona difesa, poi ha dei clienti scomodissimi e anche qualche iniziativa offensiva, poi è ovvio che non è John Stockton, questo lo sappiamo tutti, no? E detto questo, la Virtus, ribadisco, si è inchinata al graffio di un campione, un meraviglioso Shield nel supplementare, la serie non è finita, posso dire che è indirizzata, questo sì, se non lo dicessi sarei un bugiardo.